Buonasera a tutti ragazzi, bentornati a questa live. Come sapete abbiamo fatto un cambio di programma e ho deciso di giocare qualche gioco arcade perché non mi andavo tantissimo a giocare quello dei quiz. Ma non preoccupatevi, lo dico per... siamo già in 16, grande, e c'è gente che veramente non c'ha niente da fare. Sto scherzando, eh. Eh sì. Me la apro subito Discord. Vi ho aperto. E con me ho aperto il Discord. Con me ci sono già Harry e Nemu. Buonasera a tutti. Allora, avevo appena rivelato dei segreti importantissimi che riguardavano la vita di Duncan, ma purtroppo ero mutato, quindi non li sentirete mai più. Duncan ultimamente sta censurando i suoi amici, chissà Ma che perché. censuro, che cacchio Mi dici? ricorda un po' Stalin dell'ultimo periodo, è vero, Henry? Oh! Non sono un dittatore, Mamma mia, Duncan, no, dittatore. Stalin no, Dittatore Gaddafi sì, ma citando Stalin no. un titolo di Luciano Canfora dedicato a Giulio Cesare, io lo dedico a Duncan, il dittatore democratico. Ciao Goldberg, ciao Sì. Gioia Io Man. invece ho un Sì. altro titolo per Duncan, il tiranno in canotta. Ah, perché questa sera c'è una grande novità che tutti potranno Sì, è caccia. vedere, che a Malta fa molto caldo Eh e sì. tutto questo lo sappiamo vedendo Duncan in Guarda, canottiera. guarda, potete vedere anche i miei tatuaggi oggi. Ah, che bello. C'ho Ah, qui. che bello. Non so se lo vedete. C'ho C'ho il vincio al bar, diceva sul qualcuno. piede, c'ho il pi sul piedi. Salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando, tutti Sì. quelli che ci guarderanno soprattutto. E salutiamo anche tutti quelli che hanno dovuto assistere allo spettacolo delle ascelle di Duncan. Che Assolutamente, c'hanno le ma mie anche. ascelle, dai? Niente, Che c'ha un po' di peli? Io niente. non No, c'ho Duncan, tanto, basta, 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 grazie. ok, va Faccio bene, abbiamo vedere i miei vinto, grazie. muscoli No, pure, no, guarda. non ti grattare, per favore. Oh, No, mamma mia, che spettacolo. guarda i No, muscoli. il Muscolo muscolo si è è fatto a posto. Abbiamo fatto bene. Infatti via. stanno aumentando, ed anche dovresti rimanere così per almeno tutta la sera. Io faccio Senti, scattare ancora. Duncan, ma a questa canotta molto elegante e raffinata, che tipo di pantaloncini hai abbinato? No, Ho dei Nemo proprio. pancioli, No, ho dei no, pan Duncan. molto corti. Ok, Ok, allora è meglio che ci fidiamo, Duncan, ci fidiamo. Quanto finché... corti, Duncan? No, non così corti. Aspetta che comincio a Ah, giocare qualche bene, gioco, bene. eh. Ma sono quelli a Bravo. righe bianche e nere? No, non No, mica, vero mica mi Duncan? porto sempre quelli, no. Quelli solo per le occasioni migliori. Il Leggi il muscoli da messaggio di Joman in scaricatore di chat. frigo. Eh sì, sono muscoli da scaricatore da frigo. Eh sì, hai ragione. Io gioco un Esatto. po' E di cos'è il mio regale, eh. Raga? Sì. Va bene, Duncan. Perché il canale è tuo e fai come cavolo ti pare, giustamente. No, adesso giochiamo qualche gioco insieme pure. Ma No, ma io non sono mica arrabbiato, l'ho detto perché con forza, con tono, insomma. ricordiamo agli amici che ci stanno seguendo che Raigar è un gioco del 1986. In quell'anno io non ero ancora nato. Invece io ed Duncan avevamo 10 anni quell'anno. Perché non funziona il joystick? Perché devi risettarlo o devi staccare e riattaccarlo. Questo era particolare. In sala giochi mi piaceva molto la musica, quella musichetta che è ta-na, ta-na, ta, dun, 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 dun. E poi l'urlo che fa quando muore. Quindi erano cose che quando si andava in sala giochi mi piacevano molto. Devo risettare, non so perché. Din, din, Ma questo è piribidin, un din, giocone. piribidin, din. Domani per me sarà una giornata molto impegnativa. Alle 9 andrò al CAF per la dichiarazione di redditi. Ah, e poi ho sentito quella cosa che c'era che ti avevo Perché suggerito. non mi prende Sì, tutto? ho recuperato tutto. Sì, ho Perfetto. recuperato tutto.
Ho recuperato i bonifici, gli scontrini, poi stato bravo a farlo. sì, tutto quanto, ma mi ero reso conto che comunque li avevo già messi da parte, quindi non... Perfetto, posso è capire. stato previdente. Eh sì, vediamo di Insomma, ci recuperare sta, no? qualcosina. Perché mi viene il volume ogni volta che schiaccio questo? Allora sei tu che hai questo problema. Guarda, Danca, che era un problema. Devi riattivare la ROM. Fai ripartire la ROM. Gli è successo anche ad Alex. Io purtroppo non ti vedo in diretta perché non... No, lo stesso, guarda. Henry, a quale gioco stai Guarda, lo giocando? stesso. Che cosa? Tu, Lo stesso Henry, a qua. quale gioco stai giocando? No, Aspetta sto che guardando Dank. Ah, non faccio stai giocando, ok. riprendere No, tutto no, 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 l'emulatore, non vediamo. si può giocare. Allora, quando è buona norma quando si guarda le live di altre persone e non giocare a dei giochi, ma non perché c'è una regola di bon ton, semplicemente perché mentre giochi un gioco ti potrebbe scappare un'imprecazione, un'acciderbola, un accipicchia, un La cribbio, stessa cosa, e non guarda, me lo sarebbe prende da qui, male. non so Oppure perché. potrebbe sfuggirti un caspiterina. Esatto. Caspettino. Daka, ma com'è che fa così? Non so. Forse se ah, cioè hai fatto ripartire la ROM, ti dà lo stesso problema? Sì, da dove posso resettare tutti i comandi? Slider control. Non c'è. Vediamo un Ma attimo. stai giocando da Xbox, Duncan? Ma che Xbox? Allora, input this machine. No. No, ma tu adesso entra in input this machine, guarda i tasti, togli tutti i tasti. Aspetta. Cioè, deselezionali tutti. Ecco, sta deselezionando i tasti, occupato in questa attività ludico-ricreativa. Andiamo così. Una cosa che non sopportavo invece di Raigra è che ti dava quei bonus e poi una volta morto te li toglieva. Eh sì, È una cosa che mi dà molto sì fastidio. anche a me. Hai fatto tutto bene, vero? Guarda che c'è Joy Y Down, t'ha segnato, nel button 2. Va bene così? Duncan questa sera è vestito da hot tub. Ma chi è sto tab? Come? Non vedi le dirette su Twitch? Le Ah. Lo stesso, piscinette? guarda, lo stesso, se schiaccia questo. Le Stai attento, ok. Lo Fatto stesso. partire? Lo stesso, fammi Ma partire. c'è... Ma posso giocarlo lo stesso così, dai. Ma se no, Duncan, è un problema del controller. C'è qualcosa sulla tastiera? No, che preme sulla Duncan, tastiera. guarda che siamo 131, Veramente? Ma com'è Sì, possibile? com'è Chi ha possibile? fatto un raid? Non sto scherzando, 131, ragazzi. Adesso No, no, è un errore, è un errore. Tanti, sta 79. scalando. Com'è possibile Adesso sta sto? scalando. Aspetta, fammi vedere. Com'è questo? Cerchiamo O un po'. qualcuno ha fatto un raid che non ce ne siamo accorti. Ma no, è aperto. Fammi vedere. Aspetta. Ah, Daka, sono 78, eh? No, 16 spettatori, ragazzi. No, no, è un problema qui di visualizzazione, sono 16. Io le vedo 78 per fare. Sì, però sono... Io se... Ah no, 80! Come 80? Ma che succede? Vediamo un Ragazzi, io attimo. vi ho detto che prima eravamo, anzi, Duncan era arrivato a 131, se non sbaglio. Fammi vedere. Community Showcase, non so che cosa sia. Poi c'è un forse ci sono dei bot dentro.
perché c'è un certo 1174 che non penso che sia Io non un so. utente offline 400. Allora, o hanno fatto un ride, questo Fammi vedere se... 1174, no, No, la... c'è, guarda 1174, L'alletto sono aperti però. Sono accesi, allora quindi... Duncan, c'è un po' di gente strana. Sì, allora c'è, guarda, c'è un utente che si chiama 1174, i numeri 1174, che è offline, e però c'è scritto che ti sta guardando, quindi sembra un po' strano, e ha 432 follower. Vediamo un po' chi c'è di strano. Community Showcase, che cacchio è? Community Showcase, questo ha 14.000 follower. O ti hanno fatto un ride. Insomma, per tutti quelli che mi stanno seguendo, benvenuti al canale. Porca miseria, ragazzi, 85, ma io ne vedo solamente pochi. Se ne ha 38, ma gli aspettatori sono qua. Boh. Ah, boh, Duncan, che ti devo dire? Questa è la diretta più alta dal torneo Sì. che c'è stato di gente. Beh, dai, noi giochiamo Quindi poi. è tanto. Vediamo. Ma gli spettatori sono 14, cosa ti devo dire? Ci sono degli spettatori fantasmi. Oh, Duncan, hai visto quanta gente ti sta seguendo oggi? Tanta. Forse perché ci sono degli 84, se no stanno appassionati di... salendo pure 84. Non so, Attenzione, ma forse prima per... erano 120. No, ragazzi, prima erano 131, 131. Secondo me è perché Duncan è hai un VIP. risettato. Ah, attenzione, sei un VIP, sei nella pagina. Ah, ecco perché sei in... Non mi dire, Duncan. Siamo veramente davanti adesso. Ciao Bunny. Mi sa che siamo... Ah. Chi è MVP? Non ho capito io cos'è sta cosa. Forse ci hanno messo in... Boh, che cacchio ti devo dire? Intanto, ciao a tutti, chiunque voi siete. Sì, benvenuto al canale. Ciao Cat! Bugs Benny ci dice che stanno mangiando la pizza in tuo onore. Grande, grande. Salutami il tuo compagno Servatis, eh? E adesso che ricomincio, vediamo un po'. È incredibile queste cose. Sarà... Sì, Duncan, potrei probabilmente dire che eri senza in invitarmi. risalto nella pagina principale di Twitch, no? E quindi c'è gente che si è fiondata, ha visto cosa facevi, qualcuno si è subito tolto e altri Secondo invece sono me rimasti a vedere tutta la riga. sono scappati perché hanno visto la canotta di Duncan. Ma che cacchio dici? Che Comunque sono bellissimi. io vedo poche persone collegate. Adesso provo ad andare di qua che Duncan mi ha fatto amministratore, Adesso siamo 88, ragazzi. Vado nella pagina del moderatore. Salutiamo tutti coloro che ci stanno Hello to everybody who are seguendo. playing some arcade games. Allora, vediamo un attimo. Quella meno che c'è a potere. Oh no. Questo ti fa sparire sopra, guarda, questo è eccezionale. Questo potere è eccezionale, Harry. Ti fa sparare così. Duncan, Dimmi. il tuo canale ha raggiunto 90 visualizzazioni. Ma sì, lascia. Forse saranno dei Allora, bot, diciamo non che, so io. guarda Duncan, sicuramente c'è qualcuno che si è collegato e che funge da tramite, perché comunque io ne vedo pochi attivi. Se guardo, sono nella pagina del moderatore e non ce ne sono tantissimi. Che mi manda messaggi, io lo so che mi manda messaggi. Beh, chiunque L'ha fatto, sia lo grazie. ringraziamo.
grazie per aver dato la possibilità a Duncan di aumentare il suo numero di spettatori. Grazie mille. Magari in chat può anche specificare la sua identità, così lo ringraziamo come si deve. Ricordiamo a tutti che, ovviamente, come si capisce, Duncan sta trasmettendo da Malta, ma probabilmente è un bot, qualcosa di simile. Posso fare una foto alla videata, poi la mando. Sì, vai, vai. Ma chi è Anonymous? No, è Emi. Salutiamo il nostro amico Emi. Ciao Emi, benvenuto. Buonasera. Ciao. Cambiamo gioco. Siamo stupendi. Avete visto quanta gente segue Duncan? Facciamo una bella figura almeno, se c'è qualcuno. Facciamo un po' Wonder Boy. Duncan, sei caro? No, aspetta, fammi fare una foto a questa cosa qui, messa così, che così almeno ce lo ricordiamo in eterno. Di questa. Ma no, nell'arcade capture proprio di più, dai. Ho capito, Duncan, ma... Cat Lady ha scritto in chat che adesso risulti primo in Italia nella categoria retro game. Forse perché ho non so perché ho cambiato categoria, forse. Anche il classic. Adesso siamo a 93. Incredibile. E ringraziamo tutti, davvero tutti, grazie mille. Ricordiamo, come ha detto prima il nostro amico Henry, che il canale di Duncan trasmette direttamente da Malta, ma lui parla in italiano. Eh sì. Prossimo boy! Hai visto quanta gente segue Duncan? 95. Che fa la run a Wonder Boy. Salutiamo anche Mulare Che Passione, che ci ha raggiunto adesso in chat. Ciao Emu. E non so che cacchio è, te lo dico, perché questi non parlano neanche. Io non ho visto ancora nessuno di questi parlare. Secondo me è uno che, ma probabilmente non ci capiscono neanche. È uno che ha. Ah, io 101, 102, 103. Ma che succede? Stiamo salendo, Duncan, la run Wonder Boy. Beh, Henry, bisogna immortalare questo momento. Scatta la foto. Io già ho scattato una foto e l'ho messo sul Telegram. Fai un'istantanea dello schermo. Lo faccio anche io. Sì. No, no, ma rifaccio un'altra foto perché. E poi la cosa strana è che se un giorno mi sta dando la multi la cosa. Sempre prima, Incredibile, incredibile. Ciao Chandro, hai visto che cosa succede Chandro a fare le run di Wonder Boy? Che poi ci sono 103 persone. Non riesco a scrivere ciao. Ciao Chandro. E Henry, tu che sei moderatore, inserisci se puoi il link di Emulare Che Passione. Sai che devo andare di qua, sì. Devo andare sul suo. Dai Emu! Se no possiamo chiedere a Emu gentilmente di farlo, perché io... Beh, io allora, lo vedo un po' a vedere persone. Se riusciamo. Com'è che qua stanno salendo o risalendo? Non so. Non lo so. E tutte e due le persone che stavano in chiamata avevano un'ottima resa audio, mi è piaciuto. GG. Sto sentendo dell'audio, ragazzi, chi ce l'ha? Il gioco si chiama Sono io, okay. Che sto a fare danni. Allora, minuto un attimo. Come stai, Emo? Tutto bene? Chi vuole venire su Discord è aperto, ragazzi. Un attimo solo, adesso metto il collegamento per la pagina
di emulare di passione. Siccome Duncan non mi ha mai insignito del titolo di moderatore, poi allora ti faccio, devo... poi ti faccio. No, non c'è bisogno, Duncan. No, ti ringrazio. Non c'è bisogno, perché se ormai. No, non c'è bisogno, bene, grazie. Grazie per il beat. Grazie. Salutiamo Alex di Sala Giochi 1980. Ciao Alex. Ciao Alex. Ciao, benvenuto adesso anche. Ti dico la verità, per il tuo canale. Non so che sono, non so il che link sono. Un attimo solo. Alex, non so che sono. Te lo dico perché mi vedo strano io questa cosa. Ho solo cambiato categoria. Secondo me è merito della tua canotta, Dante. Stanno calando, ma eravamo massimo di 103. Incredibile. Sì, sì, ma Fabio Nerd, ma ci stiamo chiedendo il perché sono entrati questi bot. Infatti ce ne siamo accorti e lo abbiamo già detto in chat, quindi non abbiamo fatto niente noi, anzi. Quindi se tu, Fabio Nerd, hai scritto questa cosa in maniera simpatica, ti ringraziamo, ma non siamo stati assolutamente noi. Anzi, ho fatto anch'io le foto, quindi. Perché c'è questo Fabio Nerd 79 che ha detto che ho fatto la foto, che ha 15 persone tra gli utenti, sono tutti bot, vergognatevi. Beh, vergognatevi chi ha messo il bot, non sicuramente Duncan. Io non l'ho messo. Non è questo stesso Fabio Nerd che l'ha messo. Non lo so, però se... Perché io non li ho messi. Non l'abbiamo messi nessuno, anzi io abbiamo difficoltà a mettere il link degli altri canali, quindi figuratevi di fare questa cosa. Poi, quindi prima di dire vergognatevi, spero che fosse rivolto a quelli che hanno fatto questa cosa e non al canale Duncan, perché non merita io, questa io cosa. Io non faccio queste cose, sono più di 30-40 persone, non le faccio, vi dico la verità. Allora perché non vi vantate di fare foto? Perché per noi è qualcosa di nuovo di vedere la gente, se è vero o no. Poi ci senti, stiamo dicendo, non parlano neanche. Beh, diciamo così che adesso Duncan chiusa la diretta, cioè, l'ha fatto anche Amy, e segnaleremo questa cosa a Twitch per risolverla. Ok, ho capito. Benissimo. Ma chi è questo tizio? Non lo so, Duncan, prendi quello che è entrato a caso detto. Così. Sì, ho capito. Sì. Alex, guarda, c'è una persona in chat che sta praticamente scrivendo che noi abbiamo fatto, io ho fatto le foto per segnalare, per far vedere gli utenti, stavo scherzando, ma evidentemente il signor Fabio Nerd lo sta prendendo un po' male, quindi è così, mi dispiace Duncan. A me non mi entra e ne esce. Allora scherzavi, dice. Noi è la prima volta che vediamo questi numeri, l'unica volta che ho visto questi numeri. Aspetta che parlo. No, Duncan, no. Era quando abbiamo fatto l'Arcade Cup. Di solito io non faccio più di 30-40 persone.
sarà qualcosa. Poi Fabio Nerd, tu cosa ci fai qui? Ti sei? Scusami, eh. Ah, ho capito. Che detto? Tucker King. Cosa lo sai fare bene? No, no, sta... Duncan, puoi fermare un attimo cortesemente questa cosa qui, il gioco? E... ecco. Grazie. Ciao, Redacudo! Buonasera, ragazzi. Ciao Tremo, benvenuto. Ciao. Salutiamo anche Radio Cuto, salutiamo Alex di Sala Giochi. Aspetta, ciao a tutti, Bazzani. Benissimo. Ho capito chi devo è. Duncan, Twitch. Puoi fare una cosa? Puoi bannare sta persona, che sta dicendo? Sì, esatto, sì, perché sta mettendo in mezzo anche Sala Giochi, quindi che cosa, quindi questa cosa qui non mi piace, non riesco io, quindi puoi farlo tu, Duncan. Questi cosi l'ha fatti lui stesso, sì, può darsi. Me lo puoi fare, Duncan, interrompi il gioco e sì. Esatto, grazie Emo, molto gentile, l'ha fatto Emo, grazie, gentilissimo. L'ha fatto Emo. L'ha bannato Emo. Grazie. Non ho capito, l'ha bannato Emo? Sì, perché probabilmente è la stessa identica persona che ha fatto questa cosa. Sì. Ha provocato questa cosa e poi è venuta a fare casino in chat, sicuramente. Non conosco, non so neanche chi sia. Quindi. Sì, Emo, hai fatto bene. Ho cominciato a mettere in mezzo un po' di gente, ma non lo so chi era. C'è gente che veramente mi vuole male senza che le conosco. Ma non lo so, neanche io non lo so. Non lo conosco neanche sta persona, ma che cazzo è? Ciao Christian. Io non uso nessun bot. Ho detto non faccio più di 30-40 persone. Ha detto anche che Sala Giochi metteva i bot, quindi è semplicemente un provocatore, quindi una persona che provoca. Adesso è stato bannato. Niente Christian, c'era un personaggio un po' strano che è comparso e ha cominciato a insultare un po' tutti. Me li perdo sempre tutti sti coglioni. Me li perdo tutti. No, ma era in chat. A me... Sei arrivato adesso. Sì, perché sennò chiudeva il canale, perché se comincio a parlare io è un casino. Beh, a me mi ha lasciato senza parole, perché io veramente non uso ste cazzate. No, ma deve essere collegato a un tipo che no. Se non è stato lui, quindi se è possibile, Duncan, fai la segnalazione a Twitch di questa persona, di questo utente. Se si può fare, tu crei il canale, segnali questa persona. E quando vediamo quando un attimo mi vengono i. L'altra volta quando sono venuti il colpo botto, ok, me l'hanno le mosse, ma non. No, ma devi segnalare. Non so come cazzo si fa. A me mi fanno incazzare, mi è andata anche la voglia di giocare, pensate. Per me è stata la stessa persona a mettere questi cosi. Sicuro, sì, per poi fare questa cosa qua. Casino. E siccome ci conosce questa persona, io mi auguro che sia. Sì. Ciao Christian, ciao. Io spero che ci sia la possibilità di... Chiedo ad Alex, chiedo eventualmente anche a chi ne sa di più, tipo Emu, se si può fare. Guarda Rollo, c'è un utente che è entrato in chat, ha usato brutte parole nei confronti di Duncan, nei miei confronti di Sala Giochi, accusandoci di mettere i bot per far alzare il numero di utente, perché oggi ci sono 100 persone qui che seguono, ma non sono 100 persone, è sicuramente un bot.
Ah, bravo, grazie, non so se sei Graziano, grazie per la segnalazione a questo personaggio. Ciao. Per l'incitamento all'ONU, hai fatto benissimo, bravo. Hai fatto benissimo. E un saluto anche, ci sono io, un saluto a tutti, chiaramente Duncan, Harry. Ciao. E buona serata a tutti ragazzi, come state? Cioè, come state? A parte questo piccolo inconveniente, mi dispiace. Ti sentite? Sì, ci sentiamo, però... Yes. A me questa cosa qui... No, ma ci siamo subito accorti, adesso a parte le risate, di vedere i numeri che si alzano, poi se si va a rivedere la live si vede che io ho controllato che c'erano 14 utenti, quindi ho già detto in live, guarda Danca che si vedono solo 15, quindi sicuramente un bot, quindi il giochino e lo scherzetto del personaggio che si è collegato era molto simpatico, quindi deve essere una persona che ci conosce, Duncan, quindi primo con un utente falso, questo Fabio Nerd 79, e quindi tutti quelli che ci ascoltano, che hanno i canali, se vedono questo utente Fabio Nerd 79 sul loro canale, siete pregati di bannarlo anche dai vostri canali, grazie, se mi fate questa cortesia. Ma adesso vado a vedere chi cazzo è, giusto per curiosità. Sì, ma al di là del canale che fa zero spettatori, ma questo qua che vita ha? Cioè, ma che... Al di là di Twitch, ma che cazzo di gusto ci provi, non lo so. Vabbè. Ah. A me mi ha lasciato senza parole. Peccato, Duncan, sei tu una persona molto sensibile, come lo siamo tutti, però guarda, bisogna proprio ignorare laddove possibile. Sì, ma io veramente non mi piace fare queste cattiverie a nessuno e non mi piace che qualcuno me le fa a me. No, questo è un utente che è stato creato oggi per fare questo scherzettone. Vedi? Perché ha zero follower, vedo, offline, si è subito staccato il... grandissimo personaggio. No, ma sono quelli che lo cambiano tutti i giorni, poi si cancellano immediatamente, perché purtroppo c'è questa categoria. Questo l'ha fatto apposta per farmi dispetto. Chissà chi è, se puoi dire. Bravo Harry, quindi sicuramente sa anche chi ero. Chi ero che parlavo, sicuramente. Vabbè. Quindi c'è un sospetto di qualcuno, non posso dire niente. No, dopo Danca, non dire niente, dopo quando... Mi è andata via anche via la voglia di giocare, ragazzi. Ma no, ma guarda Danca, a parte questo. Perché non so perché mi ha fatto così questa persona, io non sono una persona cattiva, non sono una persona che... Beh, ha fatto uno scherzo, adesso starà sicuramente ridendo grossi... Non ha fatto uno scherzo, ha fatto una cattiveria. Sì, è una cattiveria. Vabbè, tanto, voglio dire, se ha da fare solo questo nella vita, mi dispiace per lui. Sì, ma infatti, ma il bello è che loro sono contenti così, hanno raggiunto lo scopo della giornata e basta. Fantastico. Grazie Sandro, grazie, ma a tutti quelli che conosciamo, che vediamo qui, non abbiamo nessun problema, sono queste nuove simpatiche incursioni. Guarda, ti dico Henry, è così per tutti, cioè anch'io vi ho capiti e siete ottime persone, ma non ci sono dubbi. Piuttosto volevo chiedervi, ma c'è stato un cambio di programma stasera con gli archivi? Sì, perché non abbiamo. Non veniva. Praticamente eravamo solamente io e Duncan a partire con quella cosa, sì. Quindi alla fine. Lo so, perché io sì, mi sarei anche inserito. Però beh sì, perché non vedo quei due o tre che c'erano l'altra volta, vabbè.
ragazzi, baby troll. Vi ricordo che domenica prossima farò una maratona, una maratona da mezzogiorno fino a mezzanotte. Per la Gamer House. Vi invito tutti a esserci, ragazzi. Rieccomi, Duncan Rollo ti ha regalato i bit. Sì, lo ringrazio. E prima Mario ti ha scritto un messaggio in lingua maltese. Adesso ti scrive di leggerlo. Mamma mia, me l'ha scritto dove? Qui sulla chat. Lui è in chat. Guarda, aspetta, che se posso. Prince, però ricopio il tuo messaggio. Guarda, Danca, l'ho scritto io adesso, ma il messaggio di... Dimmi. Ma... Henry ti ha riportato il messaggio di Mario. Un po' cosa ti ha scritto, non so. No, mi ha detto... una cosa veramente da amico, mi ha detto che le haters esistono veramente, no? In tutti i posti e devi accettarlo, eh sì. Posso dire gli stronzi, se nessuno gli mi stronzi, censura su... Questo è uno stronzo. Però se ci sono questi vuol dire che stai facendo un bel lavoro. Però hai capito cosa ha fatto Tremo? Ha creato il bot, no. Ha messo il bot, poi è venuto giù. Siccome stavamo parlando di questa cosa strana, no? Ho detto guarda, io sono andato, ho verificato gli utenti, no? All'inizio ti sorprendi, poi ha cominciato la polemica, ha cominciato a buttare, diciamo, sia con me sia con Duncan. Comunque l'atteggiamento, il modo di scrivere, qualcuno me lo mi ricorda qualcuno, quindi spero che non sia. Dopo mi confronto con Duncan. Siamo forse tutti magari grazie ancora. Abbiamo fatto l'idea già di chi sia questa persona. Okay. Selvatis dice Duncan, quando hai un pesello che tocca terra è normale che ti hanno invidia. Però mi ha lasciato veramente male sta cosa, eh? Vabbè, è bello Twitch anche perché puoi bannare la gente, segnalarla. L'abbiamo bannato. Questa persona ha creato un account prima, ha fatto ha creato un account. Ha fatto il bot, quindi è uno che sa gestire ste robe, non è un, diciamo, uno sprovveduto, uno che, capito, non è entrato in chat, è stato lui che ha messo il bot e poi ha creato la polemica d'arte, tra l'altro mettendoci dentro anche Sala Giochi. Non so perché abbia fatto anche questa cosa, mi dispiace, scusa Alex, ma purtroppo non ho fatto in tempo a chiudere sta roba. Dai. Oggigiorno si può fare anche una live in santa pace. Però mi dispiace, veramente mi dispiace. Fammi vedere un attimo. Allora, siccome... Vediamo un attimo. .49. Prima abbiamo detto quel discorso, no? Ricordi? Harry. Sì. Abbiamo detto quei due nomi, non sono
Poi se ci hanno sentito. Ma hai capito? No, niente Roberto. È successo che qualcuno ha fatto un account falso. Se puoi lo spiegare un po' tu, Harry, che... Oh, niente Roberto, prima ha fatto un bot, il tipo ha preparato questo simpatico scherzone. Prima ha fatto un bot per aumentare il numero di utenti, noi ci siamo stupiti, però io ho fatto le foto per vedere sta roba. E poi è venuto in chat a insultare la mia persona, la persona di Duncan. Poi si è aggiunto con insulti anche a altre persone, e dicendo che noi usiamo i bot per aumentare il numero di visualizzazioni, quando è una cosa che non... Sanno tutti benissimo che se avessimo voluto fare questa cosa avremmo avuto sempre una media di 100-120 telespettatori, cioè utenti, invece dei soliti 20, 25, 30 che hanno le live di Duncan, che sono tutte persone meravigliose, tranne questo stronzo che ha pensato bene di fare questo scherzo. Te l'ho detto subito che la stessa persona che ha fatto, quando ha cominciato a parlare strano. Sì. Ma penso che sia, ho capito anche chi è proprio, perché il modo in cui scrive messaggi dovrebbe essere proprio quella personcina lì. Cambiato utente, però essere così aggressivi e cattivi nel modo di scrivere, poi si riconosce anche chi è proprio. Sto disconcentrando, non ce la faccio neanche a dirlo. Giochiamo qualche gioco insieme, Harry. Come no? Se vuoi, se funziona. Faccio questo. Ecco, finito. Dancuni, te lo confesso, sono stato per... Alex, c'hai il suo IP? Benissimo! Sono molto contento di questo. Mi fa molto piacere che abbiamo il suo IP. Sì, sì. Cosa dice? Sì, D'accordo, se non sconfesso, sono stato io perché mi rode il culo che sei incanotto. Sì, sì. Incazzato? Incanotta. Anche se il nostro Baywatch, no. Sì. Sono anch'io, dove sto io, di poterla mettere. Quei pantaloncini a righe. A quest'ora sarà già arrestato. Comunque... Come si chiama quel gioco che mi hai mandato, così giochiamo quello? Sì. Come si chiamava, Eddie, quel gioco che mi hai detto, così lo ciocchiamo? Qualcosa con la... Il gioco che ti ho detto si chiamava Burning. Con la B, Burning. Sì. Burning Five? Fight? Qualcosa del genere. Questo, facciamo. Sì. Potrebbe essere quello. Aspetta che... Oh, mamma mia. Fate un doppio? Sì. Processato già in galera. Sì, Nemo l'hanno già fatto, ho visto il messaggio, sì. L'abbiamo già fatto, bloccato, segnalato, qualcuno l'ha segnalato anche per odio e hanno preso già l'IP, per cui... Ma se ha fatto un account falso solo per entrare adesso... Non gli fanno niente, no? Capito. Vabbè, non gli fanno niente. Però... Comunque, siccome conosciamo tutti gli utenti che di solito partecipano alla tua chat, poi vieni qui con tono di sfida a farmi imbecille. Entri, Harry, a giocare. Sì, se tu accendi... Si apro Pars, aspetta. Pars. Ciao. Ciao Brighi. Ma dai Pina, lo sai che sono un padre comprensivo e moderno. Dai. Ma tu non c'eri su Diciamo la Nostra, no? L'altra domenica. Ho visto, no, ero in chat, ho visto l'ultima ora. Sì, l'ho vista la scena di Mariangeli. Ciao Brighi. Abbiamo fatto la scena lì.
David, mi auguro proprio di sì, che gli blocchino il dispositivo. Adesso aspetta. No, il problema è che sia sempre la solita gente, non è la gente strana, Alex. Io penso che sia una persona, sempre la solita persona, che abbia detto d'accordo con qualcun altro. Questo è uno, sono due. È gente. Gente cattiva. L'altro. Proprio. Aspetta, Eri, aspetta, aspetta, aspetta. Come, come Fantozzi e Filini sulla gondola. Quando fanno la gara di canottaggio. Puoi premere. Mi hai sentito? No. Riprova. Aspetta che forse non ho il focus. Si sente? No. È bloccato tutto, Duncan. Sei in pausa? No. Ok. La mia live va bene, l'ho vista. Adesso sì. Mi hai sentito, giusto? Sì, sì. Perfetto. Allora, vediamo adesso il gioco. Mi ha lasciato veramente così sta cosa. E dell'energia è sto gioco. Sì. Me la fai su. Fai giù. Fai left di. Fai right e te, bottone 1, bottone 2, bottone 3, bottone 4, fai start. Ah, fai i fognotti. No, uso il mame, normale. Sì, sì, va bene. Proviamo? Mario usa il mame. Proviamo. Chi vuoi, Duncan? Billy Duke o Ryu? Prendo questo con capello di Ryu, dai. In ognuno di questi giochi c'è un Ryu, perché è un nome abbastanza sì, diffuso sì, nel mondo videoludico. Questo è un continuo di un gioco... Funzionano solo tre dei pulsanti, eh? Vabbè, un picchiato sì, sì. Duro. Scorrimento orizzontale. Sì, è abbastanza classico. Quindi, Duncan, tu immagina che quell'utente, quel simpaticissimo di Fabio Nerd, sia uno di questi personaggi. Ok, lo picchiamo a morte, allora. E quindi lo picchiamo a sangue, sì, sì, assolutamente. Vedi, è questo qui, sicuramente, questo dietro la palla. Eccolo, eccolo, lo picchio, anch'io un po'. Tu dagli con la bottiglia nella testa, così giusto per incitare un po' la violenza. Questi invece sono gli amici suoi. I suoi cugini. Sono praticamente gli altri 90 equipass che sono in... Che pensa? Veramente c'è gente che non sa niente da fare. Ma c'è gente cattiva, c'è gente... Io penso che alle volte si fanno questi scherzi perché sono un po' anche invidiosi, gelosi, perché c'è gente da testa. Ma hanno dei problemi, non è che cattiva, gente dei problemi. Sì, sì, e gente che magari possiamo, viene bullizzata in continuo. Possiamo a Vicenza, anche. Guarda. Ho visto a Vicenza anche, sì, sì. Io intanto rompo il piano perché in questo momento odio anche la musica. No, Harry no. Pure il pianoforte. No. In questo momento sono arrabbiatissimo. Harry, non mi perdere il controllo. No, ma guarda, i videogiochi sono un'ottima valvola. Questa cannottiera che è di Superman, ve la faccio vedere, guarda. Se uno non ha una Destruction Room a portata di mano, in certi momenti i videogiochi sono ottimi. Aspettate che ho sbagliato tutte le camere questa. Guardate, è di Superman, ragazzi. Questa connettiera è di Superman. È originale pure.
Ma gliel'hai rubata lui proprio? Sì, sì, l'ho lasciato in mutande. Povero sì. Allora forse lui, Fabio Nerd. E Clark Kent. Estate 86. Mettiti almeno dentro una piscina, mannaggia. È difficile, no, perché se io faccio quella cosa della piscina, guarda, rimpiango busta di piscio, lo rimpiango tantissimo come utente. Mi devo fare due piscine, una per me e uno per il pisello. Adesso sì, quando ho finito di fare questa live con te, Duncan, esco fuori e scriverò su uno dei muri della città abbasso Fabio Nerd 79. E guarda questo, mi ha lasciato prendere la pistola e l'ho presa l'aereo. Però almeno mi colpisce, almeno quella pistola non mi colpisce. Ho visto che c'è un club con delle donnine qui, Duncan. È interessante qua. Eh sì, questo è un posto, è un bel posto, diciamo, in cui vivere. C'è una bici, Duncan, se vuoi. Guarda, se le premi tutti e tre fa questa mossa qui. Ma non venire dove lo sto picchiando io, Duncan. Attenzione a quelli con le moto. Come si chiama questo gioco? Questo gioco si chiama Burning Fight. Molto carino come grafica, come sfondo. Dovrebbe essere il continuo di un altro gioco. È molto carino come grafica, sfondi anche, devo dire. E se non sbaglio ricorda molto Final Fight. Anche che fai la live con costume da piscina, regalo 10 sappe, sì. Certo. Però no, però prossimamente inviteremo a Fabio Nerd 79 a fare le live in piscina. Sì. Anche mai lasciato da solo. Faremo una gang, qualcosa, quella lì, e tutti che lo onculiamo qui. No, Duncan. No, pure potresti riprodurre con lui dal vivo questo gioco. No, no, non c'è bisogno della violenza. Basta metterlo in piscina sul. Oh, ma è arrivato un attacco di ok qua. Cos'è? Un altro. Come ho colpito te con il coltello? Sì. Sì, mi hai ucciso mentre io sto tentando di uccidere quest'uomo con questo tatuaggio floreale sulla schiena. Ma non è una maglietta quella? Sembra più che secondo ci hai ascoltato e c'è. E Duncan a panza siete uguali lui? Quasi. Sì. Più o meno. Solo perché questo non c'ha i capelli, non so. Io c'ho più capelli a me. Esatto, dai. Ho menato te, Duncan, mi spiace. Aspetta che faccio questa mossa. Sono schiaffoni. Lo sai, ecco. Che sei più alto di me? Lo so. Sono anche vestito meglio, Duncan. Ti devo dire che questo blu mi... È finito così? Congratulations. Ho un simpatico lag. Eccoci. È sempre lui questo, è Fabio Nerd. Che ricordiamo tutti, Fabio Nerd è una persona che ha dei problemi mentali, porporaccio, e in questo momento sta ridendo da solo nello sgabuzzino dove vive rinchiuso da parte dei genitori che non lo vogliono vedere. Lo tengono chiuso in questo scantinato e lui fa questi scherzi su Twitch per sentirsi vivo. Come si fa a prendere? Ha avuto un'infanzia difficile sto ragazzo. Ma perché sì? Sì, probabilmente sì. Secondo me gli facevano gli scherzi a scuola. Mi mettevano le puntine da disegno nella sedia. Ah, ma fatevi fare un Undertaker ogni tanto e vi rilassate. Quando andava a giocare a calcetto con gli amici, sì. Mi mettevano sempre la pipina, lo shampoo, le cose così, insomma. Per me c'è gente cattiva e gelosa, diciamo così. Intanto c'è un uomo in salopette che mi mena. Volevo è Jack, è Jack qui. Hai visto? Questo è Jack. Come è Jack?
Volevo dire che l'amica di Tremo è bellissima. Non so, basta, se basta, Danca, non cominciare. Un undertake all over the world. Posso dire che questo gioco è un gioco che, diciamo, aiuta molto l'artigianato locale, i negozianti, soprattutto. Scusa, deve essere un gioco della Confcommercio. Di questi negozietti simpatici, adesso li sparo. Sì, beh, diciamo che comunque questa, tra altri picchiaduro, c'è questa novità che puoi anche prendertela con oggetti, sfondare, distruggere negozi, eccetera. Poi possiamo unirci fra noi con l'uomo in salopette. Entriamo in questo simpatico negozio di pacottiglia, dei piatti. Ah sì, diciamo frusaglie, insomma. Ah, e c'è il buon Fabio Nerd che ha deciso di rompere tutto il negozio. Prendiamo tutti i soldi. Forse ho capito perché ha fatto questa cosa, perché sapeva che noi giocavamo a questo gioco dove c'è lui presente. Perché non sa giocare quanto me a Wonder Boy, di certo. Sì, è vero, geloso. Davide, oggi Harry è inviperito alla grande. Mamma mia. Comunque ho appena telefonato in questura, dove praticamente il buon Fabio Nerd 79 ha l'obbligo di firma, e ho dichiarato che non si è recato a firmare perché faceva il pattacca su Twitch, e quindi adesso gli ritirano gli arresti domiciliari e rifinirà al gabbio, in cui troverà tutta quella simpatica gente che era usa a utilizzarlo come posa cenere. Sì, sì, tutta quella gente che saranno 50 anni che non vedono una donna. Ma può darsi anche... Ah, ecco perché era così arrabbiato. Sì, sì, può darsi che... Se... Oh, adesso... attenzione al Kogan. Duncan, c'è al Kogan. Deve fare un undertake a tutta quella gente. Cosa ci fa qui al Kogan, Duncan? È anche abbastanza arrabbiato il Kogan. Però a parte che saluto tutta quella... Saluto tutti quelli... Kogan. Che ci stanno seguendo dalla prigione, a parte gli scherzi, che hanno fatto un piccolo sbaglio e stanno lì. Beh, certo, tra cui ricordiamo Fabio Nerd 79, che è sicuramente lì in questo momento, perché ricordo che ho telefonato in questura e gli ho detto che non è andato a fermare perché faceva il patacca switch. Intanto almeno, guarda, sono talmente arrabbiato che meno anche il mio mito al Kogan. Gli do anche col bastone al Kogan, così. Morto. Morto al Kogan, succede, ragazzi. Ma che ci tirano la dinamite, ma guarda. Sì, no, in prigione c'è una stanza apposta per il live di Dunk. Sì, sicuro. Sì, la usano come terapia. Contro la violenza. Dove sono? Vedi, Dunk, il destino come ci... Alle volte come compensa, vedi? Ho cambiato personaggio. È stato bene. Stai molto meglio con la canottiera azzurra, te lo dico. Riabilitazione con le live di Dunk. Grazie per il follow and the volto massa, e questo credo che dobbiamo stare attenti. Aspetta un attimo, chi è Dunk? Guarda questo nickname, Harry Foto Massa. È sempre lui. Oh, ma quanto si divertono. Va. Senza parole. Sei un coglione. Ok. Bannatelo, ragazzi, bannatelo questo figlio di... Harry Foto Massa, sai cosa mi sta facendo tua madre in questo momento? Scusate, adesso parlo io. Harry Foto Massa.
sta col prigioniere in prigione. Mamma. poi continuerà a farlo con tutto. Guardate che dici, guardate ragazzi, ragazzi, è meglio che... Guarda, lasciami il tuo IBAN, ti faccio un bonifico di 100 euro. No, ma l'hai euro. Bloccato. Ti faccio un bel bonifico, 100 euro, ti trovi una donna da trombare, ma ti rilassi un attimo, coglione. No, è sempre lo stesso. Una persona cattiva, una persona che... Testa di cazzo. Beh, se continua con questi insulti qui c'è anche la polizia postale, comunque quelli di dito lo beccano di sicuro, quindi l'avete bannato, ragazzi. Quello che si vede l'alto che del 79 avevo 112 anni. Come giochiamo ad Emery? No, però. L'hanno bannato, che Sono stato io, carissimo. Ho preso grande soddisfazione. Poi se rientra come utente lo ribanno, non è che c'è problema, lo ribanniamo ad libitum. Una brutta life questa, eh? No, non è vero. Eccolo. Marchietto. È successo di ciao tutto, belli oggi. Tutti. Stavo sentendo un po'. Ciao, mi stavo rendendo un attimo. Ciao Tardigan. Ciao Fabio, ciao Harry, ciao Tremo, ciao a tutti. Ciao. Ciao Alex, grandissimo. Grande, ciao Andrea. Ho mandato gli amici di Yakuza a casa di Fabio Net, guardate, ha fatto bene, grazie. Ciao Briegel! No, vabbè, ciao. Come stai Marco, tutto bene? Io bene, Dancone, però leggo certe cose che succedono che mi danno veramente fastidio. C'è gente che mi... non c'è solo gente che mi vuole bene, Marco, c'è gente anche lo che, so. Che non mi vuole bene. Duncan, come ha detto prima Tremo, credo, il fatto che ci siano... questo tipo che si sta creando degli utenti, per favore. Il fatto che ci siano degli haters significa che tu stai a lavorare bene, che comunque personaggio, la gente non c'ha un cazzo da fare nella vita, scusate il francesismo, probabilmente questa è una persona che è un po' frustrata, che c'ha problemi nella vita reale e quindi trova che ne so, boh, come si può dire, se riesce a far valere qualcosa soltanto nella vita virtuale dietro una tastiera. Purtroppo ci stanno. Spero persone, che non mi ragazzi. Fa danni nel canale, quella è la mia cura. Ehi, ciao Mr. Andrea, che tu qui? Guarda che puoi fare anche la denuncia alla polizia postale, perché siccome ha minacciato, ha scritto anche delle cose piacevoli, insomma, si può anche far risalire questa cosa qua. Poi quelli lì, lui è inutile che si nasconde dietro tutti, se poi parte la denuncia penale alla polizia postale, poi veniamo a capire anche perché, chi è. Harry, ma perché bisogna arrivare a sti punti? Cioè, io è quello che non capisco. Cioè, ma perché la gente non si fa una vita? Perché la gente... se continua ad entrare con utenti falsi a insultare la gente, come sta facendo adesso, si può fare anche quello, eh. Sì, Roberto, infatti la prossima volta che entra. Ma no, ma guarda, quello lì non c'è problema, perché la polizia postale può entrare in tutti gli ID, non è che c'è bisogno di andare a... Quindi anche se li sulle cancellati comunque... Sì, a meno che non partecipa con cose strane, tipo, ma non penso che sia così sofisticato. A me sembra uno che non è neanche poi così... No, è uno che ci sbrica con sta roba, perché mette anche i bot per poi fare gli scherzettini. Bah. Sì, Brighel, prima Fabio Nero 79.
Sì, era quello Briegel. Prima era Fabio Nera 79, poi è entrato per fare il brillante, prendendomi a me, perché prendevo in giro Fabio Nerd, a meno che proprio non si chiama Fabio Nerd, io non penso che si chiami Fabio Nerd. Non spero neanche Fabio in realtà, però vabbè. No, ragazzi, che vi devo dire? Niente. No, dispiace, perché poi alla fine... Cioè, a me mi dispiace tantissimo. Ce va di mezzo Duncan. No, ma non è solo Marchetto, perché è un tipo che secondo me bazzica un po' dappertutto, perché ha scritto anche contro Alex. Quindi secondo me è una persona che conosciamo anche, sappiamo anche l'utente. Sì, ci conosce. Chi è? Una persona che ci conosce. Noi, di certo. Conosce bene. Anche conosce in passato. Noi ha Alex, a sala giochi e ha già fatto cose di questo tipo. Ragazzi, questo è già stato bagnato, anche in passato ci sono state tante persone... che comunque hanno cercato di andare contro gli interessi pure di Alex, quindi cioè non mi stupisce. Però ripeto, a me quello che mi dispiace è che comunque ci debba andare di mezzo un canale come questo, che fondamentalmente è un'isola felice, un'isola tranquilla, e veramente, guarda, è una cosa che non riesco a capire. La paura che mi fa dei danni nel canale, non so. Ma non penso, guarda, se fosse pagato per far questo almeno avrebbe uno scopo monetario, in realtà non è pagato per far questo. Beh, a sto punto pensa quanto è coglione uno che paga un altro per andare a creare casini online. Ha voluto fare lo scherzo, no? Ha detto adesso gli metto un bot, così questi si esaltano. Io gli dico, non poi è dopo scherzo, vado a prenderli in giro. Capito? Cioè, proprio studiato bene, probabilmente. Più che uno scherzo, è una cattiveria. Infatti Alessio Arcade dice: Alex, sono anni che prende il dislike. Prendeva. Sì. Il dislike prima di fare live, prima di iniziare le live. E comunque, Dancone, cioè, 85 persone. Non so se stai a guardare il numero. Sì, sono bot. Perché questo, lo sai che ha fatto sto coglione? Ah, in attacco bot l'ha fatto? Prima, sì, ha messo tre sti bot. Noi abbiamo detto, ma com'è possibile che abbiamo messo tutti questi unetti? Io so i numeri che faccio io, so. Capito? Poi è entrato, questo dice, mamma, non vi vogliate usare i bot, sti cose qui. E noi ci abbiamo colto subito che è la stessa persona che l'ha sì, fatto. Sì, sì, perché poi... Ho detto faccio le foto da anche per il costante video, però ho detto ma si sente in live, mi sembra un po' strano, vado a vedere gli utenti, più volte abbiamo detto sì, ci sono 100, però in realtà secondo noi è un bot, siccome il tipo probabilmente lo scherzo non gli è venuto benissimo, poi ha deviato cominciando ad insultare. Vabbè, è una persona piccola, ragazzi. Una persona piccola che dovrebbe cercare di scoprire un pochettino di più la vita. Sì, esatto, mister Andrea. Ha lasciato i bot attivi perché probabilmente si vuol divertire a fare questa cosa qua, no? Invece di scusami, Duncan, di parla. Speriamo che non mi fa danni al canale. No, segnala Duncan, segnala la presenza di bot a Twitch. E come si fortemente fa? Quelli che sono del follow l'ho fatto e me l'ha cancellato. Andrea, Alex, qualcuno può spiegare ad Duncan come può fare questa segnalazione, magari in privato? Io grazie. Purtroppo non te so aiutare perché non me ne... No, ma magari mister Andrea lo può fare. O Alex, possono fare, gli dicono a Duncan come può segnalare questa cosa per evitare che questo tipo faccia queste cose qui. Una volta che... Ma Briegel, non è tanto il fatto che sia lui a farci innervosire, il fatto che se ne parli. Sì, ma è l'inutilità di questa cosa, capisci? Cioè, te fa rabbia perché dici, porca puttana, stiamo per i cavoli nostri e tu devi venire qua e invece devi impegnare il tuo tempo, magari, a farti... Scusate Alex, siccome Duncan potrebbe avere da questa persona continui problemi, se lui può fare una segnalazione a Twitch... per dirgli che ci sono qualcuno gli ha mandato i bot per aumentare il numero di utenti. Una cosa di questo tipo, Alex. Cioè, se è possibile farlo, insomma. Una segnalazione dicendo che ci sono dei bot che entrano e aumentano i numeri.
adesso io ad esempio la sabato ho insomma ho fatto quella segnalazione a Twitch e mi ha tolto quei botti a un anno quella cosa, però queste non sono mai fatte queste cose qui dei viewers. Scusate, ma non c'è un non c'è una tutela, qualcosa, un sistema, un programmino, che caspita ne so, un'applicazione per evitare che ci siano sto tipo di attacchi? Non lo so, no, credimi, non ho, ci sono delle pagine a help proprio per questo uso. Ciao David, buona cena. Ciao Brighe. Ciao Dimo. Mamma mia. Mamma mia. Ade. Duncan, puoi fare una cosa? Scusate ragazzi. Puoi togliere la chat dalla diretta? Cortesemente. La chat da qui dalla diretta. Perché c'è tipo che continua a scrivere i messaggi. Togliamo la chat così anche se vuol scrivere i messaggi non li vede più nessuno. Infatti. Ma non scrive, Duncan, c'è qualcun altro che scrive? È sempre lui che scrive. Copri la in chat, sta sì, scrivendo ancora lui, per favore. Aspetta che la togli dalla live. Dove fai la cortesia? Dove li scrive? Allora, io adesso l'ho cancellato, quindi se sono sul computer di casa non vedo quello che scrive perché l'ho bannato e l'ho chiuso. Però lui continua a scrivere i messaggi. Allora, no, la chat lasciala, perché non è giusto per gli altri. No, lasciala. No, se non occuparti, Adri, lasciamola. Ah, meglio, così la gente sa quanto è coglione sto coso, questo tipo. Non preoccuparti. No, però sarebbe meglio se la coprissi, Dancone. Anche affidati, copri questa chat. Ma che ha scritto lui? Che ha scritto lui? Fammi la cortesia, copri la chat, chi vuol seguire la chat dal computer di casa si può vedere comunque la chat, ok? Tu toglila dalla live, fammi questa cortesia. Ecco. Meglio, dai. Ma cosa sta scrivendo? Perché io vorrei vedere cosa è quello che sta scrivendo. C'era scritto che c'ha il pisello piccolo, c'ha bisogno di aiuto, basta. E che sta male di testa, purtroppo. No, perché adesso? Sì. Ok. Non l'ho tolta la chat dalla live. Sì, l'hai tolta, non si vede più ora. Si vede l'immagine del cabinato. Perfetto, va bene. Così almeno anche se rientra con altri utenti. Che... Fammi vedere che Brigel dice. Facciamo una cosa bella. Tutti quelli in chat andate su questi account e facciamo segnalazione. Com'era il suo nickname nuovo? Il nuovo era Henry fai la foto. Qualcosa di simile. No, Henry ma quello l'ho visto, ma hai scritto qualcosa adesso, lì è entrato con un altro nick. No. C'è gente veramente che non sa niente, questa cosa mi ha scioccato. No, ci ho pensato ancora, ci ho pensato. Ah, sta sul Telegram di Duncan. Perché dici questo, Rolo? Perché Rolo dici questa cosa che sta sul Telegram di Duncan? Ma non è nessuna polemica, Mister Andrea ha fatto proprio questo giochino per fare quello che ha fatto. Ma perché pensi che si riesca a tenere pure un discorso con una persona del genere, Andrea? Dai, su. Siamo ottimisti però a questo punto. Ma cosa? È entrato anche su Telegram? Ha scritto qualcosa su Telegram? Non ho capito.
Ma veramente? Pure stupido. Sta nel gruppo con Telegram. Ma fatemi vedere. Capisci a me, Harry? Vabbè. Ma non vedo nessuna foto sua io su Telegram. Poi te la mando io una foto bella. Ma ha mandato qualche foto lui su Telegram? Perché io non vedo niente. Non ho capito. No, no, dopo ti spiego. Ah, che lui si riferiva alle foto che ha messo Eddie su quel... No, perché l'ho detto, no, perché ho detto in chat che avevo fatto le foto. No, avevo detto in chat che avevo, cioè avevo detto durante la live che avevo fatto le foto, per quello. Vai, Duncan. È minghione, è minghione. Non è aria. Vai, vai, meniamo tutti via. Dai, Danconi! Dai che sei il meglio. Non te lo scorda mai. Mi son preso di concentrazione, vero? Vabbè, mo riprendi la concentrazione. Nemmeno io. A gold! Banca sta, ah, stai picchiando lì. Tutto game. Sì. Sembra game. Il gioco non sarebbe neanche malvagio, però. Ah, fatto. Chi è questo? Grande troll. Come di nome è defatto? Oh. Serata strana. Veramente. Benvenuti. Benvenuti, ragazzi. No, Danca, mi sa che è ancora lui. Sì. Io credo che c'è tanta gente da bannare oggi. Benvenuti. Ah, yeah. I love Buonasera. You baby. Io sono tanto contento di non far parte di sto mondo. Dai, io fa tempo magno, eh. Sto giocando, sto giù. Non è che è vero, è stato un vero raid, ragazzi. Ma non abbiamo detto niente noi. Sì, sì, Duncan, guarda, fai una cosa, chiudiamo la live, perché sta succedendo, questa è tutta una cosa organizzata, per cui abbi pazienza, chiudi questa live, salutiamo tutti e chiudiamo qui, perché questa no, è una no, cosa organizzata. No, non voglio chiudere però, fammi vedere, ma cosa? Aspetta un attimo, dai. No, spieghiamoci un po' per quelli che sono qui, vediamo.
Roberto, cortesemente puoi lasciare perdere, perché sennò non finisce più, grazie. Molti Yon 3, siete capitati in una serata un po' particolare con tutta una serie di problemi, di troll, di gente che faceva scherzi, per cui abbiate pazienza, ma... E devo stare attenti per di chi vi dà il C. Niente, è stato un malinteso, dai, basta. Grande troll. Grazie del raid. C'è stato uno stronzo prima qui, che prima ha mandato dei sacco di bot, poi ho cominciato a insultare tutti e avevo paura che ha ricominciato. Abbiamo sbagliato. Grazie ragazzi, successo per il mio nome, ma sono reale, anche io sono stato bottato, ma sono reale. Grazie grande LOL, mi scuso che siamo comportati un po' da merda, così di stronzi, però siamo ancora scioccati per quello che è successo, credimi. Di che, io ti conosco da un anno, grazie. Adesso mi sto ricordando di te, sono entrato anche io nella tua live. Cazzo. Madonna, appena entrato si è preso pure un vaffanculo, poverino. Scusa, però d'altronde la colpa non è nostra. Però... La colpa del deficiente che è entrato prima, che adesso ovviamente poi stiamo sempre sul chi va là, no? E poi si sospettano tutti, capito? Sì, ragazzi, con tutto quello che è successo... Anche un pure te, adesso me lo sono ricordato, ragazzi, mi sono disconcentrato. Oggi Duncan non è in forma. Ti ringrazio che hai fatto portare tutti i tuoi ragazzi qui, grazie. Solo che tu non c'eri prima, è entrato questo tizio, ha fatto un casino, credimi. Siamo rimasti tutti male, perché credimi, non sono una persona cattiva, non mi piace fare male a nessuno, ma non so, c'è gente che veramente non... Danca, ma te che ci c'entri? Che sta a casa e pensa a fare... Oggi rompiamo il coglione a Danconi, dai. Un guafaguro va bene alla salute, scusa. Dobbiamo rompere qui, dentro. Questo è Burning Fight. Insomma, ragazzi, benvenuti tutti al canale. Qui. Dai. Qui facciamo ritmo, di... ritmo. Qui facciamo di tutto, giochiamo, diciamo cazzate. Soprattutto diciamo cazzate. Sì, ecco. Ecco. E felicemente. Esatto. Facciamo di tutto. Sì, Dragon. Abbiamo un po'. Burn and Fight. E adesso ogni persona che si iscrive dobbiamo stare attenti chi è. Purtroppo, ragazzi, ci stanno dei deficienti che non hanno una vita sociale, che quindi si divertono così, poi alla fine, vedi, creano problemi e negala voti. Benvenuto se sei Enea Galavotti. Pazienza, sì. E poi non so perché mi ha fatto questa cosa, mica sono uno famoso, uno streamer famoso, sono uno... appunto per quello che l'ha fatto, non è per un poverino, un poveretto, eh? È una vendetta trasversale. Una bravissima persona, Duncan, sei un bravissimo uomo, un grande amico. Che pezzo sta Atari? Non è Atari questo? No, che questo pezzo? È un nome.
Questo è il MAME. Il MAME, il MAME. Non c'è un arcade. Sì, c'ha ragione Rollo, le mutande di Duncan hanno fatto scalpore. Assolutamente. E anche sexy. Oggi non... sono con gli short. Tutto uguale. Ma stai in canottiera, Dancone, ma fa caldo lì. Sì, guarda, questo è di Superman, e tutti che non la vogliono, non l'hanno vista. È Superman, aspetta. Grande. No, qui a Roma, che ci saranno, 23-24 gradi più o meno. Oh, è caldo qui, eh. È caldo. Io ho messo i shorts perché sono in live, di solito sono con il boxer. Gli uomini in salopetto. A mela. Gli uomini in salopetto. E che uomo in salopetto, tra l'altro. Questo come si uccide, questo elicottero? Ho capito che ci spari. Devi stare attento che non ti colpisca. Infatti, devi soltanto evitare i colpi. È carino. Questo non è male. Devo dire che tra quelli che ho giocato di questi picchiaduro è uno. Mi è dispiaciuto per il grande troll che l'abbiamo. Però... l'abbiamo un po', ma perché siamo tutti un po' scossi. L'abbiamo bullizzato appena arrivato. No, scusa, no. Troppo, ripeto, non è colpa nostra, ragazzi. Scusateci. Anzi, se qualcuno può, metta il canale del grande troll qui. Assolutamente, sotto. Facciamo un shot. Tu puoi, Marchetto, grazie, perché sto giocando. Ci scusiamo, ragazzi, però siamo ancora. Credete, ancora scioccati sta cosa, perché non si può essere così cattivi nel mondo. Ma sai cosa è quello? C'è di peggio. Perché non lo prende? Aspetta. Ok. Trixie Dance. Grazie. Ciao. Un abbraccione anche a te. Duncan al contagio di Baywatch. Non me l'ha preso, io lo metto così. Devi andare sul Twitch del canale, fare esatto, il proprio link. Quello che ho fatto, sì. Grande, fatto bene Marco. Scrivete, grazie, che ancora non scritto, si iscrive perché lui fa delle bellissime live. Mi sembra il minimo. Sì, è il minimo. Intanto abbiamo un uomo a petto nudo che ci vuole menare. Non lo sapevo, Rollo. Quello sembra il biondo, quello di Rocky. Ivan Drago. Sembra c'è lui, Ivan Drago. Non c'è perché. No, però diventa rosso. Lui è Marcone quando è incazzato. Quindi è lui perché è rosso, perché è comunista. No, credo che si inalberi quando diventa rosso. Ah, sì. Sarrabbia. Sarrabbia. Trixie Dance è un po' preso in questo momento, Dancone. Ti ho salutato però, fratello. Ti ho salutato. No, Duncan, no. Salutata. È Bea. Ah, è Bea. Voi lo conoscete chi è Bea? È una bellissima ragazza che fa parte del gruppo di Graziano Roberto. Sì, Graziano Roberto. Una giusta tina. Lei è molto bella, eh. Se però non andate su Facebook a stalkerarla, eh. No, io già l'ho vista, credo in qualche altra live. C'ha i capelli neri a caschetto. Molto carino. No, non c'è capelli. No, lunghi, non è diciamo. La lunghi. Lunghi è mora lei. Infatti, mora. Oh, siamo ancora qui. Se tu hai detto il caschetto, non è caschetto, no. Che ne so, può darsi che magari la foto che ha messo su Facebook magari era qualche tempo fa e mo si sono allungati, che ne so. Scusa che non mi sono accorto, però sono veramente, credimi, sto male. Io farei anche un bel uno sciottino anche al canale di Graziano Roberto. Sì, fallo.
No, non è simpatica, basta, bellissima e simpatica. Spero che non c'è mia moglie col coltello dietro di me. Voglio menare l'uomo in salopette. Non stuperare. Il mio obiettivo. Questo uomo in salopette che non sopporto. Ciao. Poi passo anche nella vostra live quando fate quella speciale che mi piace tantissimo e ci passo di sicuro. Chi è che sta distruggendo un arcade stick? Non è perché Prince Duncan ti ha mandato un messaggio in privato. How to solve the problem. Come poi risolvere il problema. Poi ci lo vedo, Mario, grazie. Anche se potete fare un link a Mario, ragazzi. Yes. Perché ci sono tutti gli uomini in salopetta adesso? Qual motivo? E poi perché sono tutti quei baffi? Ti ricordo che questo, ti ricordo che questo gioco è ambientato 1 al mare, 2 negli anni 80. Quindi fatte 2 più 2. Ah. Mm. Ho capito. Però vedi, fa anche delle mosse di sumo. Una cosa cosa un po' strana. Ha scritto Alex o nostra Silvia? Non ho capito. Ecco il sito di Mario, il canale di Mario. Grande, ragazzi, Mario. Scrivetemi perché lui fa. E se volete veramente imparare qualcosa di programmazione, no, lui li fa in questo. Italiano e in inglese le lezioni. Questo è Bruno Vespa col tatuaggio a forma di rosa sulla schiena. Oggi non ho visto ancora Andrea Pippo, ero un po' preoccupato per Andrea Pippo, che è vero. Fa? Ma allora avevo una giornata molto carica al lavoro, molto pesante. Quindi penso che sia distrutto. Manca, mi hai lasciato da solo, Molto. Contro. Io prendo la donna, tu prendi l'uomo, dai. Okay. No, ho preso Ryu, non volevo essere io. Lascia la femmina. Effettivamente, il continuo di. Sarà corto, sì. Dietro c'è Spuglio. Però io l'ho mandato un messaggio, lui neanche risposto. Forse. Manca, dovevi pensare alla donna, mi sta menando. Sì, ma lei si è innamorata di me, non mi vuole. È morta, Danca, purtroppo. Si è suicidata perché ho detto di no. Allora, il nemico si chiama Yujiro. Yujiro, vediamo quando lui lo c'ha dei pezzi di cervello sulle spalle, quello. Oh madonna! Hai visto? Adesso mi chiamerete tutti così. E rimetti la foto. Ho colpito Harry, non lui. Che scusa, Harry. No, t'ho menato anch'io, Danca, veramente. È morto sto tipo? Perché ci sta menando e non posso menare? Non vuole morire sto coso. Yujiro Hank. Adesso gli faccio la mossa. Non lo credo. Ok, Yujiro morto. Cazzo, c'ha tanti livelli sto gioco, ma non finisce mai. Attenzione che c'è Hulk Hogan invecchiato. Insieme all'orrido uomo in salopette. Stanotte me lo sogno sto uomo in salopette. Dove l'hai scovato sto gioco, Eddie? Io questo l'avevo già visto questo gioco e l'avevo già provato. Era carino perché appunto ricorda Final Fight in maniera scandalosa, direi. La giocabilità è buona. Alex dice ovviamente che sabato c'è il torneo di SS Pro 2. Grande, scrivete. Posso invitare un amico? Non dire Fabio Nerfi. Ale, io probabilmente sto fuori a cena, però te lo faccio sapere all'ultimo. Io ci sono, ma tu devi esserci domenica per la maratona, questa domenica facciamo una maratona, ragazzi. Da mezzogiorno fino a mezzanotte, ok? 12 ore. Io ti ho già scritto, grande, hai fatto bene.
grande, hai fatto guarda, bene. Hai fatto bene. Io voglio quell'altro, voglio quello grosso perché conto. Anche se gioco poco perché so che esco subito, però almeno. Questa domenica, ah, ragazzi, bello, ci sarà questa domenica ci sarà una sorpresona, eh. E Marco, tu devi esserci questa domenica perché sarà una sorpresona anche per te. Va bene. Perché questa sorpresona ora? Alle 5. No, cominceremo fino da mezzogiorno fino a mezzanotte. Ah, è una maratona, okay, maratona. Ok, ok. Ma sì, avrò, sì, avrò una persona invitata speciale che si è, a chi ama i robottoni degli anni 80, il cartone animato degli anni 90, degli anni 80, i robottoni, queste cose qui, a chi ama i videogiochi e altro, deve esserci perché questa persona deve essere. Sì, perché questa persona ha fatto una cosa incredibile, ragazzi, una cosa che quando la vedrete tutti andrete a scaricare queste cose che ha fatto lui. Vi dico solo quello. Degli anni 80, robottoni degli anni 80, tipo Godrake, Mazinga, queste cose. Soltanto. Anche i telefoni. Bene, bene, Danconi, io ci sto sicuramente. Lui ha fatto della roba bellissima. Menando game e ovviamente l'orido uomo mi sarò perso. Ma perché c'è sta quest'odio? Quanta cattiveria gratuita, sì, perché in questo momento me la posso prendere solo su quel povero uomo in salopetto. Goldberg, per un attimo ho letto un'altra cosa. Strano che oggi Mr. Andrea non è entrato su Discord, veramente strano. Andrea, vieni a salutare su Discord. Lei ha... Oh, si sale finalmente. La vita è fatta a scale. Noi in questo momento stiamo salendo, io e Duncan. Bene, bene, bene. Adesso siamo scesi al vero numero che siamo, ragazzi. Oh, che bello, finalmente. 39. Posso fare una foto a 39? Ma comunque tanta roba. Beh, anche 39 d'ancone. Sono sceso dalla persona veramente che stiamo. Il coso si è tolto da solo, il bot. Successo di tutto. Alla fine. Senti Andrea. Ah, ecco che. Lo volevi subito, mannaggia. Sei veramente un birbante. Era lui. Che birbone! Lui a me mi vuole bene, di certo non è lui. Però ho due sospetti, dico la verità, ho due sospetti. Ho due persone in sospetto in testa. Vabbè, però non si può. Allora adesso non Marchetto, si può puoi notare questo mostro finale. Io ho parlato, se non sei certo non puoi. Dammi un giudizio su Caster ora, questo mostro finale con una bulla di viola, un e un bastone che spara dei colpi di fucile, cioè voglio dire. Allora sembra un cattivo uscito da un film di 007, però più brutto, molto più brutto, devo dire. E soprattutto con una scelta cromatica discutibile. Sì, però delle belle scarpine bianche, guarda che belle scarpine, sì, bianche. Il problema anche infatti è un pilino da ballerina. Ma il problema infatti non sono le scarpine quanto il papillon e la camicia kitsch. Il tutto con colore fucsia, rosso. E noti che ha messo una camicia sicuramente di qualche taglia inferiore alla sua. Perché possono accumulare le mie Duncan, sono quelle da qui. Andremo in modo che si possono notare che arrivo a modi grandi. Oh, però è duro sto mostro. Dai ragazzi, domenica entrate che questa maratona sarà per la Gamer House, eh? Così questa maledetta Gamer House
la finiamo. Oh, è morto. Sì, Mantà prende con l'arcade stick, però. Ti sta indicando qualcosa. Forse è l'uscita dal gioco. Questo è un grande arcade stick, eh. Forse stai chiamando qualcuno in aiuto? Ah, ecco, l'abbiamo così. Finito. L'abbiamo finito. Abbiamo ammazzato il cattivone con Papillon Rosa. Hola. Hai le mani. Al Kogan. Qui si vedono dei pezzi. Ecco al Kogan. Quindi qui praticamente fa un riassunto di quello che c'è stato fino a mo'. Sì, 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 sì. Bello, carino, simpatico questa cosa. Qui quando prende una botta da Dio, Harry. Vedi, vedi, questo è un maratone. Mentre tu ovviamente stavi calciando dall'altra parte, ma ecco qui che... Ecco, finito. Quanti livelli sono 5 stati? 5 livelli, mi pare. Thank you for playing, Neo Geo. È stato... Io mi sono confuso. Bel gioco, sì. Un bel gioco. Gioco sul Neo Geo, raga, quindi... Che è sto gioco? Guardate, Bustan, Pigs, Bombes. Però non funziona. Fortuna che non funziona. Questo Cabal. Bombes, infatti... Sofferenza, raga. Vediamo questo così. Mamma mia. Chi è sto? Burning Rival della Sega. Sento odore di picchiaduro. Sì. Vuoi giocare, Eddie? Picchiaduro incontri, no? Sicuramente, perché sei tasti. La Sega. Vuoi giocare? Oh, mica pare brutto. Che cosa, Danca? Questo gioco vuoi giocare? Che cos'è questo? Un picchiaduro. Ah, sì. Non pare brutto, eh? No. Anzi, aspetta, è bello. Fai su. Aspetta. Di che anno è? Oh, 92. Non è così antico. È più giovane di te, Marco. Ah, voglia, molto più giovane di me. È di me. Molto. Ma chi è Vegeta quello? Belli pure i personaggi, mazza, poi sto stile... Ma questo è Vegeta, oddio, guarda. Questo è Vegeta. Ma io sono distratto dallo stile di Duncan. C'è niente da fare. Di cosa, come gioco o come sono vestito? Con la seconda. Proviamolo, Harry. Uno di voi si prende da Vegeta, vi prego. Però i personaggi sono brutti, no? Non sono belli come credevo. Però sono disegnati bene, guarda come sono animati, c'ha lo stile cartone animato, bello, non è male. Ho preso la Frigna io. Bravo, bravo. Perché sono con la Frigna si riesce sempre nella vita. Sono pochi personaggi. Ecco, guardate, c'ho il potere. Il potere questo, dai. Si fa come la Ryugen di Ryu. Come si fa a saltare così? C'ho i poteri. Guarda il tempo che ho fatto con la barretta che scorre. L'energia è pochissima, ragazzi. Ho vinto. Ha vinto Dank. La Frigna, La Frigna ha vinto. No, che colpo è Allugen. Allugen. Hai visto come che poteri? Ho visto anch'io, ecco qua. Ha scorreggiato e si è sparita lì. Yatta! Mazza, c'ho pure la stessa vittoria di Ciullio. New Challenger. Prendo l'uomo grasso. No, quello in basso a sinistra che sembra Sodom. Uguale a Sodom. Bello. Anzi, sembra uno dei 5 samurai. Uno dei cattivi dei 5 samurai sembra.
figo. 5 samurai. Che gruppo speciale. Niente, ucciso così in 2 secondi. Beh, cioè, perché diciamo che come diciamo che botti in arrivo, credo, perché Mario. Okay. Un'altra vabbè, volta? No, non ricominciamo, Ah, botti in arrivo nel senso botte. Le botte. Arriva le botte del picchiaduro. Ragazzi, però posso riattivare la chat per ora, dai. 34, aspetta, riattivo la chat. Aspetta un attimo, Duncan. Aspetta, perché Mario dice questa cosa dei bot. Io non lo so se è il caso. Aspetta, ma forse sono delle persone che entrano e escono. Basta andare a vedere più o meno quelli che stanno seguendo. Duncan, sto provando a fare una cosa. Mi viene. Ok. Carogna che sei. Ho riattivato la chat, dai, così è visuale almeno. Da 34 fino a quanto? Beh, i numeri lì sono. Quando faccio io sono quelli, no? Per questo ho detto sono tutti andati via finalmente. New challenger. Sono sempre io. Niente, proviamo quest'uomo, dai. Io rimango con la fine, Un uomo con la cresta e gli occhiali da solo. Dancone, che è successo? Niente. Prova a scegliere anche tu la ragazza, Harry, no? Il fatto brutto è che c'è sta poca energia. Mi sembra poco tattico sto. Non lo so. C'è qualcosa che non mi convince. Però graficamente non mi dispiace. Ecco, vedi? Oh, finalmente. Ciao, Alessio. Ragazzi, sono un po' stanchino. Ciao, grazie di essere qui. Sei stato qui con noi, Alex. Grazie. Anche se è successo questo cosino. Un cosino. Per Vadi si dice un picchiaduro sveltina. Sì, diciamo una botta e via, dai. È bruttissimo. Ho visto molto peggio. No. No, ho visto però ragazzi, quando ci ho fatto il raid il grande troll abbiamo fatto un po' di figure di merda. Vabbè, ma Dancone, purtroppo dopo quello che era successo. Sì, vero abbiamo... non abbiamo tolto alla fine. Bello quello, raga. Ghost Shingen. Questa live me la carico Bello questo. Ho detto che sembra uno dei cattivi dei 5 samurai. Bella questa mossa. Sente proprio. Hai trovato, credo, uno duro adesso. Un nuovo con la carrozza. Giustizia, vestizione. È un po' vino su qua, Pidi pipi. Sì, metto la vibrazione, è colpa mia. No, tranquillo, tanto. Non ho capito, Fabio. C'hai il vibratore acceso. Adesso l'ho messo, perché se no si sentiva troppo. Non ti chiedo dove l'hai messo. Lo sentivate pure voi, se no. No, ti ho detto, Fabio, non ti chiedo dove l'hai messo, però. Meglio. Sì, ti vogliamo bene anche noi, Alex. Ti voglio bene, Alex. Ciao. Grazie, fratello. Mi sono accorto di aver vinto. I will eat the pity you have.
Senti, allora io vi saluto per stasera e comunque sarà molto bella lo stesso, davvero dico, Grazie Fabio, grazie. Grazie Fabio. Insomma, qui ci vogliamo bene tutti, ve ne voglio pure io. Alla prossima. Ciao ciao, okay, buonanotte. Ciao Fabio, buona serata. Ciao ciao ciao. Mossa danca di... ho tirato fuori la spada, ti sputo fuoco. Quante mosse c'ha questo? No, non t'ho preso. Ah, bella questa mossa. Com'è che si chiama in termini di wrestling questa mossa? Prova. Bello! È venuta la pubblicità. cazzo, un maledetto antivirus. Che pubblicità? L'antivirus è inserito. Ah. Grande, ti ho fatto perfetto. Però quando atterri, Harry, quando atterri praticamente trema tutto, guarda. Ma quanto pesi? Oh, la mossa dà il suo soddisfazione. Poi proviamo a... non riesco a capire come ho fatto basta anche a tirarmi queste cose. È l'unico mezzo, perché se mi prendi, guarda. Fai male. Ma pure te c'è qualcosa da sparare però, Harry. Eh? Pure sì, tu so mi pare che c'hai una mossa però... a distanza. Ho settato i tasti veramente brutti. No, eccolo. È tremenda la mia proprio. Eccola. Boom. Anche noi, sì, anche noi. Ma vogliamo fare una cosa molto interessante. Facciamo donna contro donna. Okay. Bello. Lei è una bella... siamo uguali, ma una bella no, vabbè, rosso, rosso. Bella... e guarda che me lo fa pagare adesso, guarda. Maledetto. Va sempre qua la mossa molte fa, guarda. Solo quella. Vabbè ragazzi, vi sa che vi saluto pure io che ciao, vado a giocare a Days Gone e niente. Ciao, ciao Marco, grazie di essere stato qui. Ciao Dancone, grazie a te. Oh, mi raccomando. Ciao. Divertitevi. Niente, ciao Henry, ciao Tremo, ciao Dancone. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Oh. Per provo a scegliere uno io differente adesso, vediamo. Vai. Voglio scegliere lui, vediamo che fa. Un fustaccio ho scelto, il famoso fustaccio. Fa anche questa mossa, bella però. Questa scivolatina. Bello questo. Attenzione, attenzione. No, no, no. Danca mi ha sconfitto. È un bel presidente. Ah, questa è bella. Questa l'ho fatta pure io prima. È una bella mossa, veramente. Ti dico che questo personaggio è quello che si guida meglio. La ragazza.
Grazie per i comandi, beh, parte questo, poi c'è la scivolata e poi c'è quell'altra cosa che ho fatto prima ma non mi ricordo se sì. Tipo ah, grande Duncan. Bravo. Che c'ha sul petto? Un'aquila? È un'aquila. Credo. No, ma sembra quella di Tiger G7. No, sì. Facciamo, vediamo cosa fai col facciamo fino alle 10:30 e ci fermiamo, ragazzi. Sì, a 8 minuti. Voglio vederti contro il computer. Sono un po' stanchino. Un po' provare. No, ma non sei tu. No, il computer questo. Adesso arrivo io. Allora, vediamo un po' chi non ho preso. Mi sa che non ho preso lui, questo. Ok, lo vedo molto. Lui è molto povero, vedi? C'ha tutta la giacca strappata. Ma Karate Arnold. Questo si chiama Karate Arnold. Questo è Ken. Ma... Ken di Street Fighter. Infatti, quando era giovane. Non ha. Ok, poi ci vediamo. Che faccio? Comunque non sono riuscito a capire qual è la mossa. Sì, questo mi sta andando, è un super che gioco, eh. Non è male per niente, ti dirò. Cioè, per dirti che io proprio quel picchiaduro sono... Va, bella questa mossa. Riesco a riprodurla perché mi sa che ho fatto così. Bella. Il troll ci sei? Dragon si chiede se il troll c'è. È rimasto smoke qui. Madonna, ma cos'è grande questo? Smoke. Grazie del follow, scusa ancora per prima, eh. Grande. No, hai vinto di nuovo te, Duncan. Sentilo, mi esulta. Cambiamo, mancano 5 minuti, cambiamo il gioco. Sì, dai, esci, basta. E abbiamo scoperto due bel giochi oggi, no? Non erano male. Si esatto, chiama sì. Burning Rival. Burning Rival e quell'altro si chiamava Burning Fight. Quindi c'è tutto Burning. Poi c'è questo Burning Rubber. Cos'è questo Burning? Non funziona. Burning Force. Questo cos'è Burning Force? Questo è quello che abbiamo giocato prima, o no? Fammi vedere. Brawl, sì, esatto, il nome del gioco di Smoke è quello. Ma che gioco è questo? Prima abbiamo giocato questo Burning Fight, no? Esatto, ma cos'è sì? Questo Burning Force? Fammi vedere. È sempre Burning. Test. No. Non so perché il tasto per il volume non funziona più, ma è qui. Poi. Ma che è sto gioco? Lo proviamo, dai. Su, giù. Left, right. Questi sono sbagliati.
Non è brutto finire questo gioco. Ma si gioca in due? Aspetta, guarda un po', branca. Metto pure te, vediamo. Fammi settare anche a me. Fai su e lì. Sì. Fai giù. Sì. Fai left. Fai right. Bottone. 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 Vedete che faccio start io, start. Sì. Fai start tu. Sì. Faccio coin io. Sì. Fai. Vediamo questa cosa della Namco dell'89. Mi sa che siamo alternati. No. Fammi vedere. Purtroppo no. Aspetta, primo. Good night. Ah, ciao Smoke, ciao, ciao Smoke. Buonanotte. Ciao Smoke. Grazie di essere passato. Sì, buonanotte fratello. Alla prossima. Vediamo il Deep Switch, forse c'è qualcosa nel Deep Switch. No. No. Video display normal flow. No, uno alla volta, Danca. Lo giochiamo così. Fatti sta partitella. Dai, fatti sta partitella, dai. Una ragazza lei. A chi? Il personaggio. Ah. Carino sto gioco, però non è brutto, Harry, eh? No, non so da dove spuntano questi robe. Beh ragazzi, io chiudo qui, aspettate che ritorno sulla schermata, eccomi. Ma prima volevo scusarmi su tutto il cosino che è successo ragazzi, perché credete non è colpa mia. Questa live è da rivedere e vedere un po' cosa esattamente è successo. Secondo, non c'è niente da... Ci sono gente che è cattiva nel mondo e noi dobbiamo solo sopportare e far vedere che alla fine non ci frega un cazzo di loro. Io vi ringrazio tutti quelli che ci sono stati per davvero e alla prossima. Ciao e vi voglio tutti bene. Ringrazio Eri, ringrazio Tremo, ringrazio tutti quelli che sono stati qui con me. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, ciao, alla prossima. Ciao. Anzi, restate lì che facciamo un ride. Aspettate. Un ride. Facciamo un bel ride prima. Grazie Andrea, grazie. Andiamo a chi possiamo fare un ride. Un ride vero però. Vediamo chi possiamo fare un bel ride. Vediamo. Voglio fare a qualcuno che c'ha poche persone. Lo facciamo Graziano e Roberto. Copy.
La rete c'era. Paste. Start the ride. Start now. Ecco, lo facciamo Roberto Graziano. Ma dopo Bobo Vieri TV. No, lui ce n'ha troppi. Ciao e alla prossima. Ciao. Ciao ragazzi.